Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il telegiornale di RTA. Sottoscritto il contratto integrativo aziendale della ditta Laminam di Borgotaro. Si tratta di un accordo, dicono i sindacati, caratterizzato da una forte attenzione alle tematiche retributive e al miglioramento degli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro. Vediamo. CGIL, CISL e UIL territoriali hanno sottoscritto nella giornata di ieri con la direzione aziendale della società Laminam nello stabilimento di Borgo Valditaro il contratto integrativo aziendale, un accordo caratterizzato da forte attenzione alle tematiche retributive e al miglioramento degli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro. Si tratta del primo contratto integrativo aziendale firmato in Laminam, società che si occupa della produzione di lastre ceramiche di grandi dimensioni per l'edilizia e l'architettura. Oltre alla definizione della componente variabile del salario, si è giunti ad una intesa di carattere normativo che introduce misure aggiuntive relativamente a formazione, sicurezza, ambiente di lavoro, organizzazione del lavoro e a sostegno di lavoratori in condizioni di difficoltà per motivi di salute. Paolo Chiacchio, Germano Giraudo e Sara Leonelli sottolineano insieme alla RSU come l'accordo sottoscritto rappresenti di certo un risultato importante ed un passo in avanti nelle relazioni industriali. Con questo accordo si passa da una fase conservativa nel corso della quale ai lavoratori sono stati richiesti sacrifici importanti nell'accompagnare l'insediamento dell'azienda sul territorio, garantendo sviluppo e occupazione, ad una fase espansiva che deve vedere un ritorno significativo ai lavoratori dei successi di mercato ed economici che l'azienda sta ottenendo. La firma di questo accordo, per noi, terminano i sindacati, rappresenta la prima fase di un confronto sindacale che si dovrà sviluppare ulteriormente in azienda che dovrà portare ad ulteriori risultati positivi. E sempre le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in vista dell'imminente tornata elettorale borgotarese, hanno organizzato un incontro con i candidati sindaco alle amministrazioni del territorio per conoscere i loro programmi. L'incontro è al Museo delle Mura in via Cesare Battisti domani 24 settembre con inizio alle ore 17. Voltiamo pagina. Matteo Gamerro ha 42 anni e da 20 anni è affetto dalla sclerosi multipla, una malattia che non lo ferma, poiché grazie alla sua particolare carrozzella e ai suoi angeli sta intraprendendo un viaggio che non è altro che poi una gran bella sfida tra strade impervie ed ostacoli che ha attraversato anche la Valtaro e la Valceno. Il passaggio del piemontese Matteo Gamerro sui territori della Valceno e della Valtaro era atteso. Sulla sua Jolette, carrozzella speciale adatta alle strade sterrate, diretto a Roma dove giungerà a metà ottobre e forte del suo motto «Si può fare, non lascerò vincere la malattia», Matteo ha coinvolto tutti coloro che lo hanno conosciuto ed accompagnato in un tratto di strada. Il suo è un cammino che vuole essere di ispirazione per altri disabili che, come lui, non si arrendono alla propria condizione. Affetto da sclerosi multipla da 20 anni, Matteo, con i suoi speciali angeli custodi, la famiglia e gli amici, viaggia per strade impervie superando ostacoli. A Bardi è stato accolto calorosamente. Sono stati due giorni intensi e costruttivi, ci ha detto il sindaco del capoluogo valcenese Giancarlo Mandelli, che hanno coinvolto amministrazione, associazioni e cittadini, iniziati domenica alle 17 con la partecipazione di Matteo alla messa e alla processione con la statua della Madonna Addolorata. Dopo la serata e gli scambi di gagliardetti e doni nella mattinata di lunedì, si è tenuto un incontro con le classi quinta elementare, prima, seconda e terza media, dove è stato illustrato il percorso di Matteo, la determinazione con la quale affronta la malattia e il suo sorriso, che non manca mai. Terminato il momento con i ragazzi, si è svolto il trasferimento a Linguadà, dove è cominciato il percorso della Via degli Abati, 12 chilometri sino alla fortezza. A sostenere Matteo, sia alla partenza che all'arrivo, i ragazzi della cooperativa Bucaneve, che con il loro calore e il loro tifo hanno incitato Matteo, accompagnandolo in un percorso non privo di difficoltà.
Diversi cittadini, sindaco in testa compreso, che a turno si sono prodigati a tirare e spingere la Jolette. Una sinergia che ha contribuito a dare un'ottima immagine di accoglienza e solidarietà di Bardi. Guidare la speciale carrozzella di Matteo è stato sicuramente faticoso, su un percorso con parecchie difficoltà, ma, prosegue Mandelli, il sorriso e la determinazione di Matteo non ci hanno fatto sentire la fatica, ma ci hanno permesso di essere attivi in una piccola parte del suo percorso. Sul viaggio che Matteo sta intraprendendo sarà realizzato un documentario che contribuirà a dare visibilità alle nostre zone. Grazie Matteo, termina il sindaco, a te e ai tuoi angeli custodi per i bei momenti passati insieme e per i valori che ci avete trasmesso. E dopo la Valceno è stato il turno della Valtaro, anche qui ad accoglierlo decine di persone entusiaste del suo grande coraggio e pronte a seguirlo per alcuni chilometri. C'è stato subito un'empatia e mi diceva la mamma che raramente ha visto Matteo così sereno. Quindi questo spirito d'accoglienza che un po' caratterizza la nostra comunità, credo ancora una volta abbia dimostrato il suo significato. Io non posso dire altro, posso solo ringraziare Mauro, perché al di là dell'attività, della sua voglia di fare, vedo che veramente ci mette il cuore, e noi come istituzione non possiamo far altro che appoggiare e cercare di aiutare e coinvolgere ancora di più per portare avanti questi progetti, perché sono importanti, ma sono importanti sia dal punto di vista umano, pedagogico, come dice lui, ma anche proprio dal punto di vista anche di far conoscere il nostro territorio, che è una bellissima vallata, non deve essere più considerata un passaggio, ma semplicemente un percorso da scoprire sotto tutti gli aspetti. Per cui ringrazio il CAI e la Via degli Abati che ci danno la possibilità come Borgo Taro di vivere tutto questo. E dal canto loro, Matteo e i suoi angeli non dimenticheranno facilmente l'esperienza densa di emozioni vissuta sui nostri territori. Abbiamo avuto due accoglienze incredibili in queste valli lungo la Via degli Abati. Il nostro percorso è lunghissimo, quindi incontriamo tantissime comunità, ma veramente l'accoglienza che abbiamo avuto sia a Bardi che a Borgo Taro è stata formidabile, ci è piaciuta moltissimo. Noi siamo molto contenti di aver fatto queste tappe che rimarranno nel cuore. Speriamo di rimanere anche noi nel cuore di queste due comunità, perché questo vuol dire accettare anche un po' la ragione per cui lo facciamo. Vale a dire il fatto di percorrere un cammino così lungo con una persona che sembrerebbe impossibilitata a farlo, ma che con la sua forza, il suo coraggio e il suo sorriso ci spinge a fare questo cammino. Io aggiungerei l'empatia e la condivisione delle persone che abbiamo incontrato lungo la Via degli Abati in questa area, perché veramente ci ha toccato il profondo del cuore e effettivamente ci lascia comunque un ricordo indelebile, per il quale sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, ci tornerò e spero che ci tornino tanti. E ora torniamo alla Fiera del Fungo IGP di Borgo Taro per gustare, purtroppo solo visivamente, un eccellente risotto ai funghi e una selezione di vini. Ancora una volta ho accettato con grande entusiasmo l'invito che mi è stato fatto dalla Fiera del Fungo di Borgo Taro, e sotto l'egida delle strade di Vini del Sapore dell'Emilia Romagna, di Visite Emilia e di tutti gli attori che promuovono il nostro territorio, abbiamo organizzato ancora una volta questo show cooking. È un'occasione bellissima, perché in realtà, più che presentare la mia ricetta, che è una ricetta diciamo molto basata sui nostri prodotti del territorio, perché chiaramente il porcino come protagonista principe, ma poi la zucca, la pasta di salame e gli amaretti, abbiamo in realtà parlato del territorio, abbiamo parlato della montagna, dei suoi boschi, dei suoi terreni, delle sue piante che danno un fungo piuttosto che un altro. Poi abbiamo parlato della bassa con la sua zucca, abbiamo parlato di tutto quella che è la storia della nostra cucina popolare, perché credo che in queste feste non si debba giocare a fare delle cose irripetibili, ma cose che siano facilmente riproponibili
anche all'interno della propria casa e con i propri amici. Quindi abbiamo fatto questo risotto con una crema di zucca, il porcino fresco e secco, un letto di porcino fresco e secco e la pasta di salame, molto gradevole, molto facile, molto vincente, ecco, è un risotto dove nessuno può sbagliare. Benvenuti a tutti e questa serata con degustazione dei vini dei Colli Piacentini è fatta in collaborazione con la Strada del Fungo, con la quale stiamo collaborando insieme alla Strada del Prosciutto con questo progetto del GAL del Ducato di rilancio delle strade. Oggi abbiamo presentato i vini dei Colli che appartengono ai soci della strada. La nostra strada attraversa tutta la provincia di Piacenza e tutte le quattro valli principali. E è composta principalmente da aziende vitivinicole, da cantine di diverso tipo, piccole, familiari piuttosto che strutturate, piuttosto che cantine sociali, ma anche da salumificio, oleifici, caseifici e strutture di accoglienza come bed and breakfast e agriturismo, proprio perché vogliamo promuovere non soltanto i prodotti ma anche una modalità di vivere il territorio lenta e alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Oggi in degustazione abbiamo avuto tre tipologie di vini, abbiamo avuto due Malvasia di Candia Aromatica e un Gotturno. Allora il primo vino che abbiamo assaggiato è un Malvasia frizzante Vendemmia 2020 dell'azienda Enrico Loschi di Castel Arquato, esattamente di Bacedasco Alto, abbinato a questa torta salata. Ha dato risultato note di fiori bianchi ed è sia al palato che in bocca, ed è risultato essere piacevole, e questa sua frizzantezza si andava a sposare molto bene con l'abbinamento. Il secondo vino in degustazione invece è sempre un Malvasia però fermo dell'azienda Luretta, Vendemmia 2020. Anche questo vino è risultato essere piacevole, aromatico e piacevole. Ricordare una cosa, che il Malvasia di Candia Aromatica è un vitigno che viene prodotto soprattutto nei Colli Piacentini, nelle province limitrofi. Fa parte dei Colli Piacentini, della DOC Colli Piacentini, e in questo caso Malvasia di Candia Aromatica. Successivamente siamo andati a degustare il Gotturno, quindi la DOC Gotturno, che da disciplinare può essere fatta con l'assemblaggio di Barbera e Coratina a Piacenza detta Bonarda, che qui prevede un minimo di 55% Barbera, un massimo di 70% e viceversa resto Coratina. In questo caso abbiamo assaggiato una Vendemmia 2019 del Poggiarello, un Gotturno superiore, 14 volumi svolti, assemblaggio di Barbera 55%, 45% Coratina, e anche questo vino ha risultato essere piacevoli sia al naso che in bocca, con al naso con gusti di frutti rossi e anche in bocca risultato essere piacevole, con sempre frutta matura tendente sempre al rosso, come abbinamento sicuramente con i formaggi stagionati, carne o cacciagione. Dalle 10 di questo sabato 25 sino al pomeriggio il NAD No al Dolore sarà con il proprio banchetto sotto i portici di Palazzo Manara a Borgotaro per incontrare soci e cittadini. Sarà possibile anche parlare di testamento biologico e, per chi lo desidera, di eutanasia. Chi vorrà potrà avere anche i moduli da presentare successivamente in comune. La presidente del NAD, Adelina Facci Tosati, vi attende numerosi nel rispetto delle norme anti-Covid. Ed ora a Tosca di Varsa, dove si è tenuto il consueto appuntamento con la benedizione dei trattori e di chi coltiva la terra. Si è svolta a Tosca la terza edizione della benedizione dei mezzi agricoli, una ricorrenza divenuta ormai un appuntamento fisso per il mondo contadino delle comunità e delle frazioni di Varsi, Bardi e Valmuzzola. Rendere grazie a Dio per i frutti della terra è stata l'intenzione della Santa Messa. Il prevosto Don Antonino, parroco della comunità varsigiana, ha ringraziato il Signore e ha invocato la benedizione non solo sui trattori ma anche su chi coltiva la terra. E l'omelia si è soffermata proprio sul significato
significato della saggezza che l'uomo deve avere nel coltivare la terra. Al termine della celebrazione eucaristica, i mezzi agricoli hanno formato un lungo corteo che ha sfilato per le frazioni del piccolo centro abitato. A fine evento, tutti i partecipanti si sono riuniti nel piazzale della chiesa per gustare un'ottima pizza in compagnia. Alla Nuovo Montelli, ad agosto, i prezzi sono ancora più belli e sempre più interessanti. Un'infinità di grandi occasioni davvero imperdibili. Vi facciamo un esempio: acqua reale di Tornolo a soli 1,50 euro la confezione. Incredibile davvero. Ditta Nuovo Montelli la trovi in via Cassio e via Europa a Borgo Valditaro. Alla Nuovo Montelli i prezzi saranno sempre più belli. Essere Lube significa inaugurare 500 negozi dedicati alla cucina. Festeggia con noi il nostro 500esimo store. Troverete promozioni uniche per un tempo limitato e fidati professionisti per progettare insieme la tua cucina. Ti aspettiamo nei Lube e Creo Store. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata, con tutta la qualità che ci contraddistingue da anni. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità direttamente nel vostro congelatore. E come sempre vi aspettiamo anche solo per ricevere il buongiorno. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. Continuano i prezzi bassi di Baudassi. Rinfrescatore ditta Maurer 64,90 euro, ventilatore a piantana euro 23,90 euro, lettino da sole 32 euro, pittura murale bianca traspirante da interno 14 litri 19,90 euro, set arredo giardino in rattan marrone 239 euro, lettino in alluminio con parasole 99 euro. Inoltre è disponibile pellet prestagionale Mack Holz, offerta valida per luglio e agosto. E ricordate, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. È davvero inarrestabile il successo del team MX Off-Road. Lo scorso fine settimana due dei suoi piloti, sono piloti locali dalla Tommasina ai Bianchi, si sono fatti onore nella seconda gara di Coppa Italia di motocross d'epoca. Secondo round della Coppa Italia di motocross d'epoca 2021, svolta sia all'MX circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina in provincia di Rieti, sul podio sono saliti due piloti del team MX Off-Road, Michele Dalla Tommasina di Medesano e il parmigiano Rossano Bianchi. Il team MX Off-Road, diretto da Lorenzo e Massimiliano Canetti, ha conquistato la piazza d'onore con Dalla Tommasina al primo posto in categoria vintage in sella alla Kawasaki 200 150 anno 88 e secondo podio per Rossano Bianchi categoria New Epoca con Kawasaki 250 anno 93 nella gara disputata domenica scorsa, valevole come seconda prova di Coppa Italia.
Un momento davvero splendido per il team locale, che è proseguito appunto lo scorso fine settimana dopo la vittoria di Ravenna dei due piloti ufficiali del team Dalla, Tommasina e Bianchi. Per entrambi si è trattato del battesimo su questo circuito, non avendo mai girato sulla pista romana, per cui le prove libere del sabato sono servite a cercare il giusto setting delle moto. Nelle prove crono di domenica, Dalla, Tommasina è stato il più veloce e ha concluso con il miglior tempo. Nelle due manche in partenza l'alfiere della Kawasaki ha preso la testa della corsa e in pochi istanti ha cominciato a mettersi alle spalle un ampio vantaggio. Dopo pochi giri il medesanese era già in fuga in continuo aumento. A metà della corsa Dalla, Tommasina stava facendo gara a sé e la vittoria è stata schiacciante. Bianchi si è reso protagonista invece con sorpassi al limite, leader indiscusso della graduatoria, è andato a conquistare il gradino più alto del podio. Un risultato che consente ai due piloti di proseguire nella lotta per il tricolore. Altro grande risultato ottenuto dalla mascotte del team Leonardo Fanticini con KTM 85 categoria Mini Promo, podio meritato al Crossodromo Tre Ponti di Ravenna per il trofeo d'autunno che lo vede in vetta al campionato. Il team MX Offroad tornerà in pista il 24, 25 e 26 settembre al Crossodromo Internazionale Ciclamino a Pietramurata ad Arco di Trento per la manifestazione nazionale e internazionale di motocross, dove si riuniranno moto e personaggi che hanno fatto e tuttora fanno la storia del motocross italiano e internazionale. L'ultima e decisiva gara in programma per il trofeo Italia Epoca è prevista per il primo weekend di ottobre a Fermo, nelle Marche. Domani è venerdì 24 settembre, avremo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio con tendenza a graduale aumento della copertura nuvolosa sul settore emiliano a partire dal tardo pomeriggio o sera. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime in lieve aumento, valori tra 23 e 25 gradi, venti deboli e variabili e a regime di brezza. La programmazione di RTA di questa sera ha inizio alle 20.35 con Driver TV e prosegue alle 21.20 con Protagonisti nel Mondo. L'intervista è a Roberto Chilosi, alle 22 il TG di RTA, alle 22.30 la replica del TG Parmense, alle 23 Balla che ti passi, a mezzanotte rivediamoli. Anche per questa sera è tutto, il TG si chiude qui, pronti a riaprirlo domani 19.35 come sempre. Vi aspetto, grazie, arrivederci.